la metrica spiego la metrica dell'ottava rima. L'ottava rima praticamente ha sei versi alternati, gli ultimi due versi baciati. La rima è alternata, il primo rigo si bacia con il terzo, il secondo con il quarto. Negli anni che De Guelfi e Ghibellini, primo rigo, primo verso, repubbliche a quei tempi costumava, batteano i cortonesi e gli aretini, specie d'ogni partito guerreggiava. Ghibellini fa rima con aretini, costumava con guerreggiava, fiorentini con aretini, contrastava con guerreggiava, Volterra è quella baciata con guerra. Lui, questa qui è una stornellata moderna ed è un contrasto fra città e campagna. Fra città e campagna. Della città, lei rappresenta la campagna, si vede bene, non che no, si vede niente. L'ho scritto in faccia. No, poi si fa vedere, si sa noi. E io no, insomma, lei rappresenta la campagna e canta quello che la campagna deve dire al cittadino. E il cittadino a sua volta dice quello che secondo lui è si può cominciare. Bellissima! Fatemi sentire un po' senza resistere. Praticamente è una botta e risposta. Sì, è un contrasto. Comincia il campagnolo e il cittadino. Sì. E lei dice: o cittadino stile paesano, dalla campagna ti porgo un saluto e sorridendo ti porgo la mano per un cordiale cardo benvenuto. Dalla città anch'io ti saluto, riambio con rispetto e con calore, con un sorriso caldo benvenuto, pieno di conviviale buon sapore. Della campagna ti dirò vantaggi, che la natura ancora nel 2000 ci dona come fossero messaggi disposti in piacevole trafila, da tanto esso di piani di bellezze diventano percor tante arezze. Del viver cittadino il contenuto ti canterò in tutto il suo valore. Nella città il progresso è se avuto, ha reso tutti una vita migliore. Non ci vedrà quasi a tutte l'ore, cambia nella forma e nel colore. In quanto a colore devo dire, in città come in campagna non sarà mai, di verde se ne gode a non finire, ovunque ti rigiri troverai sfumati rossi, bianchi, gialli, viola, nel mentre in cielo un uccellino vola. Le vie della città sono asfaltate, embellisce solo archebuetta, le più persone gli è motorizzate e in piste apposta vanno in bicicletta. Con tanti più servizi qui la gente a pieno agio sempre più si sente. Città ci avete grossi ondomini e grattacieli un tanto da ascensori, scarpe, piazzette con mini giardini, ma ancora puzza e tanti marumori. Invece noi collina o pianura si respira aria fresca e pura. Noi ci sa scuole, stadi e gran botteghe, ercine svaghi per divertimento, dove poter lasciare le nostre beghe e vive di relax
qualche momento, per l'ansia e franesia supera e ritrovare la serenità. Da noi invece ci trovi ampi di grano, l'uva matura mentre il fio pende, e nel silenzio che regna sovrano di panoramici se n'addavvende. Fra alberature fresche o soleggiate si possan far tranquille passeggiate. Sale da ballo e tanti bar caffè, e il tram e il treno con la sua stazione, e tanti altri comodi che c'è a noi fanno scordare la confusione. E il traffico non è sempre negativo, l'auto rende ognun veloce e attivo. Finita qui ormai la fattoria, col contadino e corso il padrone, un'azienda agraria nuova ha preso via, che tanto sa di industrializzazione. Nel casolare c'è l'agriturismo, si gode anche noi del consumismo. Noi vecchi abitanti di città, nel frequentare le sedi di cultura, si vive meglio la modernità e si programma la vita futura, così che la società si può permettere d'aver più cose tanto più perfette. C'è qui dei posti dove ben si vede che la natura gli è incontaminata, quindi nessuno ha mai messo piede, la nostra civiltà si è incamminata verso disegni d'alta levatura. Vedesti posti è un fatto di urtura. Città e campagna ad un tal territorio assumono una sola identità e formano insieme il comprensorio che piglia il nome di umanità. Più avanti Dio sì non si può andare e meglio il discorso fino a fermare. Sono d'accordo, ha detto proprio bene. Il discorso il comprensorio si conclude. A questo punto anche a me mi viene di dire che meglio smette di discute. La lunghigiana un è punto gradita, conviene assai di uffa alla finita. Cerchiamo di trovarci ogni tanto lassù campagna oppure giù in città. Alziamo un bicchiere di vin santo, beviamo l'armonia e serenità. Ma le voci, mamma mia, mi sembra avvocato, vorrei un'informazione. Un cane l'altro giorno giù un macello, in un momento di disattenzione, mi ha accattonato un grosso fregatello, insieme a un bel pezzetto di vitello. Chi paga danni di verbugerone? Ma è come una sentenza senza appello, ma certamente paga il suo padrone. Allora è lei che deve risarcire, e il cane gli era suo, solo avvocato, e il conticino tira 10 lire. Ma te la date? Vedimi, studenti, per quell'informazione che mi ha dato, nato d'un cane, ne ha borsute 20. Per farmi visitare, chiamai il dottore, che mi trovò di molto messo male. Sentivo via via qualche dolore, insufficienza epatica renale. Pisciavo qualche volta col bruciore, e insufficienza prostrosciale. Mi trovo spesso pieno di sudore e insufficienza fremito bronchiale. Bisogna, poi concluse, fare l'esame.
si deve avere maggiori conoscenze. Appena passati mi richiami. Ma per gli esami sono preparato. Non è che ho un po' troppe insufficienze e che alla fine rimarrò bocciato. Insufficienza di là. Il mal di denti della medicina. Gino, ma dove l'ha lasciato il buon umore? Mi pare di vederti un po' abbacchiato. Ma sei un poettino giù di cuore. Beppe, magari fossi così in mondo sacrato. Mi sente mal di denti dal dolore. Mi pare d'essere tutto stranulato. Caro Gino, altro che l'amore, se seguita così resto sdentato. Gino, quando succede a me ci ho ritrovato. Mi piglio la mia moglie e vado a letto. E appena appena poi ci sono stato, mi passa tutto in quanto te lo dio. Ma se la moglie tua fa questo effetto, mi devi dire dov'è, ci vado anch'io. Hai ragione, fa passare male. Aspettando il tram, è già la terza volta e lo ripara, ma quando sotto asa passa il tram, sta il madio, fa la solita agnara, si scuote tutto e fa un gran bailam. Ma sa signora che faccio questa volta? Mi ci metto dentro, nel mentre passa sì l'osa storta, la vedo e glielo levo per defetto. Nel mentre gli era lì un rivol marito, o lei o se la ci fa lì dentro ritto, mi domandò con dono di perito. E quello a mezza voce, l'MLM, indeciso se discorro se ti astitto. Lei non ci crederà, ma aspetto il tram. Ma che dice dentro la radio? Queste sono barzellette e rima. L'uccellino sulla finestra. Un povero uccellino che ferito da un esse buono più di volar via, stava rannicchiato e infreddolito sulla finestra d'una chiesa antia. Ma mentre che diceva la funzione e il prete è tutto preso in d'affarato, non gli prestò la minima attenzione, non si urò di quel pietoso stato. Ma invece una signora assai pimpante, badando bene a non farsi vedere, senza pensarci resta dell'istante, lo prese in mano e se lo strinse a sé. L'uccello, forse allora impaurito, fece sentire un sonoro pio pio, perché quasi festante e divertito, seguì di meraviglia un gran brusio. E il prete, avvertendo che la gente non lo seguiva più nella funzione, si girò e assai vivacemente chiese silenzio e un biccio d'attenzione. Fratelli, chi ha l'uccello va di fuori, non può restare nel tempio del Signore. L'omini allora, biondi oppure mori, inviarono assorti con gran stupore. E dall'altare, ma no, ma cosa fate? Chi ha preso uccello deve andare. Le donne allora, alquanto contrariate, andavano via, inviando a brontolà. E a questa mossa il prece in voce tesa quasi urlò, ma proprio mi apite! Deve sortire chi l'ha preso in chiesa, voi altri per favore non sortite. Due giovani sorine incappucciate, rosse nel viso, fece anche uscire. Mondo bellino, dove ne andate? Che devo fare per farvelo a pi? Soltanto quella che l'ha preso in mano deve lasciare la chiesa, l'altra no. Ma parlo o non parlo l'italiano? Essere più dure certo non si può. Una ragazza che col fidanzato si era appartata, si sentì sorpresa, l'ha visto e ci ha scoperto il suo curato. Queste cose non si possono fare in chiesa. L'Alessia Marti l'hanno scorso. Ma questa è tutta rima. Dottore, dottore, una nota su bravura, lei mi deve risolvere una missione che ormai mi mette alla tortura. Senta un poco, vi sono ragione. Ogni mattina, senza distinzione, io vado di orpo come su misura, alle 7 in punto, in precisione, con una puntualità da fa paura. Ma se ti trovi così ben regolato e alle 7 sempre pigli e vai, ti puoi anzi chiamare affortunato. Mi dici allora dove sono guai? E guai gli in qui, mondaccio e poi sagrato, prima dell'8 non mi sveglio mai. La panzanella.
Un tempo il pane era considerato del pasto il componente principale. Solo in quello il corpo era saziato. Ma anche oggigiorno il pane non è male, né specie se appena un po' zuppato e con basilio, olio, aceto e sale, cipolle e pomodoro intrufolato, diventa anzi qualcosa di speciale. Il nome riverito è panzanella, una deliziosa zuppa ben farcita, che già ti piace solo nel vederlo. Secondo dosi aggiunte o maestria, ogni ingrediente gli è una miglioria, da buona viene meglio e più squisita. Allora, la foglia morta. Sì. Quella foglia portata via dal vento, ora gli è secca, ha perso il suo vigore. Eppure gli era piena di fermento, di viva lucidezza e di olore. Quando era il suo rametto maritata, sentiva il vento come un'amarezza, a volte lieve, lieve e deliata, come il soffio leggero di una brezza, a volte più gagliarda e impetuosa, come la sferza della tramontana. Allora sopportava d'ogniosa, per via che gli era verde e bella sana. Ma il verde non ne rimasse rilucente. Viense presto l'autunno e unirò. Così è la vita, breve, dura o niente. Lei dal superrametto si staccò e ora è morta e se ne va nel vento. Com'è? A letto con un altro. Caro collega, con voce un po' velata, io te lo devo dire sinceramente. Prima di entrare in ufficio ho notata, senza volere, una cosa sorprendente. Ho visto la tua moglie gaudente a letto con un'altra avvoltinata. Oh, cosa dici? Che ti viene a mente? Vado a vedere cos'è sta puttanata. E dopo un po', tutto tranquillo e con fare scaltro, ma fatto piglia un colpo, zio sacrato. Meno male si è rotto l'incantesimo. Quel che ha visto non era mia, un altro, te lo posso giurare, era il medesimo. E il picchi picche, tutta profumata e ben vestita, stamani ho incontrato la Fiorella. Oh, dove te ne vai così svampita e saltellante come una gazzella? Vado al picchinicchi, cara bella, manco te ti vedo ripulita. Mi sbaglio o hai incignato la gonnella? Al picnic che vai, ma la fa finita, guarda lì che bella combinazione, non so cos'è, ma ci sto andando anch'io. Ma te me la sa dare una spiegazione? Io no, forse sarà una volata, ma non ne so proprio nulla nemmeno io, in ogni modo io me la son lavata. Quei dirupi e baratri profondi la contadina passò lavorando i meglio anni. Dal levar del sole insino all'imbrunì parea il giorno dovesse mai finire. E doveva mettere su mezzogiorno la cena con un paiolo nero attaccato alla tena. Tanti erano figlioli e dovea sfamare, ma anche con quella povertà per vedere la mamma bastava chiamare. Ma invece oggi, nella civiltà progredita, ci saranno più quattrini, ma la mamma se ne è. Sempre il silenzio di Antagna, che praticamente tutti questi rumori e tutta questa cosa hanno sciupato anche là. Il cittadino lascia l'asa di città, convinto che in campagna meglio si sta. Arriva pieno di tanti progetti, di riposarsi tutti i giorni e le notti. Ma la mattina non è il canto del gallo e l'esta, ma il cespugliatore sotto la finestra. Per po' pensa di poterlo sopportare, ma poi per un farsi scoppiare il cervello si deve levare. Appena arriva in cucina sento un altro rumore, è un trattore. Ello imparerà e risvoltola la terra a tutte loro. Poi d'improvviso un altro rumore, gli è la motosega per tagliare la legna.
Allora dice, qui la pace non ci regna. D'istinto si pone una domanda. Sarà che dentro Asa esce rimbomba? Apre la porta e va fuori a respirare. Il canto delle creature in dove sta? C'è tutta una musica differente. Della primitiva natura non c'è più niente. Quando pensa di potersi rilassare, si accorge che anche lui l'erba c'ha da tagliare. Poi c'ha le fumarole a un finì e coventi, c'è un prigione andretto. Se stessa asciugare, c'ha arruato. Senza spendere un euro, gli piglierà da fumiato. Per sentire nessun rumore, deve essere contento quando piove. Ma se piove, ortone e collampo, non è che si rilassi tanto. Come vedi, la pace fuori non c'è, la devi trovare dentro di te. Vivo. Riassumo con queste parole il vivere della mia anima, mentre il corpo avverte solo rumori. Vivo. Volano via i giorni senza sapere il loro nome, senza sapere il loro numero. Nei giorni di sole prendo luce, nei giorni di pioggia nutro l'anima, nei giorni di vento spoglio i ricordi, nei giorni di neve esploro il paradiso. Tutto questo io vivo, mentre là fuori c'è solo rumore. Bene, eh?